Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. In primo piano questa sera un uomo trovato morto a Trieste in una zona boschiva vicino all'ospedale di Cattinara e un soccorso alpino a Osoppo dove un ragazzino di 11 anni è precipitato per 15 metri mentre stava giocando con un suo amico. Faremo anche il punto sull'andamento della curva epidemiologica con dati che rivelano un aumento drammatico dei casi di positività sia in Friuli-Venezia Giulia che in Veneto. E ancora attività illecite di riciclaggio e associazione mafiosa a livello nazionale hanno visto coinvolto un residente di Meduno. Ma prima i saluti che arrivano dai colleghi dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Ben ritrovati dalla redazione di Udine Gorizia e Trieste. In primo piano l'emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia, che ha visto raddoppiare i contagi nelle ultime 2 settimane. Per quanto riguarda invece la cronaca, l'operazione internazionale Ludus, a cui hanno partecipato anche i carabinieri NAS di Udine, è il fermo di 3 persone per furto nei negozi del centro commerciale di Martignacco, città fiera. Per quanto riguarda la nostra parte, invece, la terza tranche di ristori è stata ampliata la platea dei beneficiari. Spazio infine alla Identity Card e all'iniziativa del Conservatorio Tartini di Trieste nella giornata di ieri. La linea adesso al collega del Veneto. Grazie della linea, un saluto anche dalla nostra redazione del Veneto. Covid-19, contagi in aumento, superate le 10.000 morti dall'inizio dell'emergenza. I positivi sono più di 1.600 in 24 ore, preoccupa il trend di ingresso in ospedale, oltre una sessantina i nuovi pazienti presi in carico. Ma ci sono anche le buone notizie, fortunatamente oggi oltre 53 mila dosi di vaccino Pfizer sono arrivati in Veneto e si preannuncia una campagna vaccinale che dovrebbe entrare maggiormente nel vivo a partire dalla fine del mese di marzo. E poi pellet fuori regola, sequestrate 118 tonnellate in un blitz della Guardia di Finanza in autostrada, precisamente all'uscita di Venezia Est. Ma è importante anche il bilancio dell'attività della polizia ferroviaria in tutte le stazioni del Veneto, oltre 2.000 persone controllate. Ne parleremo ampiamente, attendiamo anche due ospiti, linea subito a Pordenone. Grazie dunque ai colleghi. Apriamo il telegiornale di questa sera con la prima notizia. Trovato il cadavere di un uomo attorno alle 13.15 di questo pomeriggio in una zona boschiva vicino all'ospedale di Cattinara a Trieste. Sul posto sono subito intervenute le squadre volanti della Polizia di Stato insieme alla Polizia Scientifica e al medico legale per accertare le cause del decesso. Il ritrovamento è stato segnalato da un passante che durante una passeggiata si è imbattuto nel corpo senza vita dell'uomo. Intervento di soccorso alpino e ricerca a Osoppo. Poco prima delle 15 di oggi, un ragazzino di 11 anni è precipitato mentre insieme ad un coetaneo stava percorrendo un sentiero nei pressi del forte di Osoppo. È stato il compagno di giochi a dare l'allarme, avvisando una donna che passava poco sotto, che a sua volta ha chiamato il numero unico di emergenza 112. Il ragazzino è caduto per una quindicina di metri finché non è atterrato su un terrazzamento ricoperto di rovi, che gli ha procurato diversi traumi. Sul posto un'ambulanza, i carabinieri, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e il soccorso alpino della stazione di Udine e Gemona. I soccorritori del soccorso alpino hanno raggiunto il punto dove il ragazzino ha fermato la caduta, grazie anche all'attenta guida dell'amico. Insieme alle altre squadre presenti hanno allestito una corda di sicurezza per attraversare una traccia di sentiero esistente che conduce vicino al terrazzamento naturale. Il ragazzino, che è rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato e collocato sulla barella all'arrivo dell'elisoccorso. È stato trasportato poi d'urgenza all'ospedale di Udine. Parliamo dunque di Covid-19, contagi raddoppiati in 2 settimane, superata la soglia critica. Si teme per lo scatto alla zona rossa. Sono raddoppiati i nuovi contagi registrati in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 2 settimane. I numeri parlano chiaro, si è passati da 1.815 casi a quasi 2.900 il 28 febbraio. Nella giornata di ieri i casi accertati erano 3.937,
una crescita pari al 116% nelle ultime due settimane. Gli effetti della zona arancione saranno visibili non prima di 14 giorni e nei giorni a venire la crescita potrebbe continuare ad aumentare. Il Friuli Venezia Giulia si trova ben oltre il valore limite di 250 positivi su 100.000 abitanti. Questo implica il fatto che a partire dalla giornata di venerdì potrebbero essere prese ulteriori provvedimenti dal Ministero della Salute, come la chiusura delle scuole o l'istituzione di una zona rossa. In media, nell'ospedale di Udine vengono ricoverati 15-20 pazienti Covid al giorno, un terzo dei quali necessita di un supporto ventilatorio. Il direttore del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, Mario Calci, si aspetta un peggioramento nel corso delle settimane. In questi ultimi giorni è diventato difficilissimo trovare nuovi posti letto per i pazienti Covid. Sono state convertite alcune sale operatorie e nella serata di sabato un uomo di 83 anni è stato trasferito all'ospedale pediatrico Burlo di Trieste in quanto unica struttura che disponeva di un posto Covid libero. La regione ha intanto sospeso alcune attività in tutti i presidi ospedalieri dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale per avere più posti letto Covid a disposizione, come l'attività di chirurgia a San Daniele del Friuli, quella di oculistica a Palmanova e le attività programmate nelle ortopedie di Udine, Tolmezzo e La Tisana. Nel frattempo, presso l'ente fiera di Udine, il padiglione 8 sarà ristrutturato per potenziare la campagna di vaccinazione anti-Covid. I lavori sono cominciati a partire dalla giornata di ieri, lunedì 8 marzo. Continuiamo a parlare di Covid-19. In Veneto superati i 10.000 morti. I contagi tornano a salire, più di 1.600 in 24 ore. Il servizio. Un balzo dei contagi, degli ingressi ospedalieri e un aumento dei decessi che supera le 10.000 unità dall'inizio dell'emergenza. Questa è la fotografia dell'andamento della pandemia in Veneto nel secondo giorno di zona arancione che sembra sempre di più un preludio alla fascia rossa che potrebbe arrivare da qui ai prossimi giorni. A fronte di 43.279 tamponi eseguiti, nelle ultime 24 ore i positivi sono stati 1.608 con un'incidenza del 3,7%. I decessi 29, mentre una sessantina sono gli ingressi tra ieri e oggi nei nosocomi delle sette province che vantano la presenza complessiva di 1.456 malati, di cui 160 in terapia intensiva. Una situazione dunque in peggioramento. Dopo Veneto Orientale, Alta Padovana e distretto di Asolo, anche Belluno è stato inserito tra i territori che vedranno a partire da giovedì l'istituzione della didattica a distanza. A partire dalla seconda media, le scuole con continuano a essere il fronte più caldo. Nel caso di zona rossa, tutti gli istituti di ogni ordine e grado verranno chiusi. La presenza della variante inglese in regione si attesta al 63% e questo giustifica l'alta percentuale di contagi. I dati sono calcolati sulle positività individuate la scorsa settimana e sono cresciuti rispetto alla settimana precedente, quella dal 18 al 25 febbraio, quando si attestavano al 28%, evidenziando come la variante abbia soppiantato il virus originale. A darne conto è stato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, durante l'incontro in videoconferenza con i vertici di Elettra Sincrotone Trieste e l'International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, che hanno illustrato l'accordo di collaborazione scientifica e il protocollo di sicurezza per ricerche congiunte sul virus SARS-CoV-2. Sentiamo dunque le dichiarazioni del vice governatore Riccardi sulla situazione del Covid-19 nella nostra regione. L'andamento del contagio è elevato, le valutazioni delle varianti le esamineremo nel dettaglio nel pomeriggio, ma sono significative e quindi è chiaro che ci aspetta un rialzo del contagio come quello che vediamo. Non dobbiamo come sempre né sottovalutare né fare terrorismi, però la pandemia c'è, è ancora importante e dobbiamo cercare di mantenere i comportamenti migliori, di avere rispetto degli altri e sperare di riuscire a tenere quella che può presentarsi come una pressione ospedaliera importante, che è la cosa che maggiormente ci preoccupa. Noi dobbiamo completare la fase degli over 80 con i due vaccini disponibili. Questo è l'obiettivo più importante, perché
Le persone che hanno superato 80 anni sono le persone, secondo l'evidenza scientifica, che dimostrano di avere la maggiore criticità. Completati questi, cominceremo a parlare della vulnerabilità, dove abbiamo fatto un'anticipazione sui disabili, e intanto si proseguirà l'utilizzo del terzo vaccino, che non può essere a disposizione di queste due categorie, e quindi completeremo la fase del sistema degli insegnanti, delle forze armate, delle forze di polizia, per passare a una declinazione degli altri servizi essenziali, in coerenza con la programmazione delle dosi che ci viene indicata. La nuova ondata epidemica può minacciare in qualche modo l'andamento delle vaccinazioni? Ma può condizionarlo nella macchina organizzativa, perché è chiaro che noi siamo stati abituati per un periodo a fare la sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria deve proseguire, deve essere molto aggressiva, perché il tema anche delle scelte, degli isolamenti importanti che abbiamo fatto, li abbiamo fatti per cercare di contenere il più possibile la diffusione del contagio. A questo si aggiunge il tema della vaccinazione, quindi le strutture hanno un'altra cosa importante da fare. Quindi, se mi chiede dal punto di vista organizzativo, sicuramente lo può condizionare, ma insomma abbiamo messo a punto dei piani che ci fanno ben guardare avanti. Poi immaginiamo che questo sostegno anche da parte dello Stato, in particolare per le ulteriori professionalità che vengano a sostenere questa attività, ci faccia procedere secondo i piani che abbiamo stabilito. Sugli specializzandi perfezioneremo la declinazione regionale, perché possano essere utilizzati anche loro, perché sono importanti. Sono importanti naturalmente tutti, anche gli infermieri e anche la medicina generale. Io non credo che si possa, intanto quando parliamo di vaccini monodose bisogna averli, e non ci sono, e non sono neanche autorizzati ancora, quindi bisogna aspettare che questa disponibilità avvenga. Io penso che tutte le forze disponibili debbano mettersi a disposizione, come tutti quanti siamo a disposizione, e siano pronti a rispondere al sistema della sanità pubblica quando chiede loro di fare delle cose che ha programmato e organizzato di fare. Mi pare di cogliere questo senso, al di là di qualche stonatura che secondo me è più di superficie che della truppa vera, cioè percepisco più posizioni di rappresentanze che in realtà dei singoli professionisti, ai quali desidero ringraziare per la loro disponibilità, che arriva spontanea e vi garantisco numerosa, dalla singola telefonata alla singola mail di molti medici che sono pronti a mettersi al servizio senza troppi cavilli, che secondo me in questo momento lasciano il tempo che trovano. Col governo si è parlato di disponibilità anche di strutture capaci di contenere numeri importanti, noi peraltro ci stiamo già organizzando per conto nostro, e quindi vedremo quali saranno le scelte, che però saranno tutte in funzione della disponibilità dei vaccini. Andiamo adesso in Veneto, dove i contagi crescono, ma ci sono anche delle buone notizie. Le dichiarazioni del presidente Zaia: stanno arrivando vaccini anche oggi, 53.000. Da un lato ci sono i contagi che aumentano ogni giorno di più, dall'altro però c'è la partita dei vaccini, unica via d'uscita da una pandemia che ha superato ormai il proprio primo anno di avvento. Oggi in unità di crisi a Marghera il presidente Luca Zaia si è detto molto preoccupato analizzando il consueto trend, ma in un momento di innalzamento dei positivi su tutta la regione il tema della partita vaccinale rappresenta la prima chiave di volta che infonde ottimismo. I vaccini arriveranno. Avete visto che ormai siamo addirittura d'arrivo con il Johnson & Johnson. Abbiamo tre già autorizzati, il quarto Johnson & Johnson, poi ci sarà inevitabilmente lo Sputnik, che immagino verrà valutato da EMA, e poi tutti gli altri. Oggi sono arrivate 53.300 dosi Pfizer, e da qui alle prossime settimane Zaia ha invocato una chiamata di popolo sul fronte delle somministrazioni, su cui stanno lavorando a pieno ritmo da ore tutte le aziende sanitarie del territorio.
Siamo adesso in compagnia di Giorgio Zanin, componente del PD nel Friuli Occidentale, grazie per essere qui con noi. Buonasera Tane, buonasera ai telespettatori. Continuiamo a parlare di vaccinazioni, oggi il presidente Mattarella si è vaccinato, che cosa ci può dire, anche lei come insegnante si è vaccinato recentemente, che cosa ci può dire della campagna vaccinale, come sta andando? Beh guardi, innanzitutto la scorsa settimana ho fatto la prima dose, l'avevo annunciato, diciamo è andato tutto bene, un po' di fiacca, però mi pare che la situazione proceda in maniera importante e speriamo davvero, come anche adesso ho sentito il presidente Zaia poco fa annunciare, l'arrivo di nuovi vaccini, dei quantitativi e una capacità, diciamo, da parte tecnica, organizzativa di realizzare dei risultati. Tuttavia, ecco, la prima cosa che è bello sottolineare è l'esempio che ha dato il nostro Presidente della Repubblica. Non aver fatto anticipi di nessuna sorta, aver aspettato il suo turno ed essere andato oggi in fila come tutti gli altri. Un esempio veramente perfetto di come una istituzione si deve comportare. Niente prevaricazioni nei confronti dei cittadini, solo servizio e disponibilità come tutti gli altri. Perfetto. Visto che appunto lei in quanto insegnante si è vaccinato, vorrei parlare un po' della scuola, della situazione adesso con la didattica a distanza nuovamente inserita. Come stanno i giovani studenti? Beh guardi, la domanda è ovviamente molto delicata. In queste settimane abbiamo sentito ovviamente le fatiche da parte soprattutto delle famiglie in questa situazione, che potrebbe anche portarci a breve addirittura ad una chiusura generalizzata anche per la scuola primaria. Io veramente penso che dobbiamo metterci il cuore in mano e capire anche perché siamo arrivati a questa situazione, perché non c'erano gli elementi prerequisiti per arrivare fino a qui con questi indici di contagio. Forse c'è stato un alleggerimento troppo elevato della disponibilità, pensare che tutto poteva andare migliorando, e invece abbiamo fatto aumentare questo indice fino al punto da provocare una conseguenza a coloro che non hanno colpa, perché alla fine le scuole in questi mesi, da settembre in avanti, con la presenza, con gli strumenti di protezione, con l'osservazione delle regole, hanno dato l'esempio di come si possono affrontare i casi di pandemia ottenendo dei risultati ovviamente complicati, ma comunque sempre migliori rispetto alla didattica a distanza. Dunque, un primo problema che abbiamo è questo. Il secondo è: possiamo utilizzare queste difficoltà per mettere a fuoco e mettere a frutto esperienze di tipo nuovo? Beh, per esempio io ne dico una, guardi, le scuole che sono quasi del tutto vuote dovrebbero essere al centro di un piano veramente di rinnovo dell'edilizia scolastica, dicevamo la volta passata, nella fase della transizione ecologica, pensando di migliorare, rinnovare la situazione proprio dell'efficientamento energetico di tante scuole che anche nel nostro territorio, io penso alla mia vecchia scuola media e la vedo ancora tale quale a quando l'ho frequentata io, mi pare che cambiare i serramenti, pensare ai cappotti, l'emissione diciamo dei pannelli fotovoltaici per alimentare gli impianti elettrici sarebbe ovviamente un obiettivo straordinariamente alla portata di tante amministrazioni locali, soprattutto a pensare, pensando a questa inerzia e a queste risorse che abbiamo a disposizione dall'Europa. E a proposito di amministrazioni locali, visto l'andamento della pandemia, è stata presa la decisione di rinviare in autunno le elezioni amministrative. E questa decisione è stata una decisione corretta secondo lei? Sì, certamente, ne abbiamo già parlato, dobbiamo dare delle priorità molto chiare. È evidente che la salute e la democrazia sono le scelte principali. Dunque, la difficoltà creata dalla pandemia avrebbe creato certamente una difficoltà nella partecipazione, sia nello sviluppo della campagna elettorale, sia poi successivamente anche rispetto a sicuramente la partecipazione stessa. E a questo proposito io direi che questa capacità di posticipare significa che il legislatore regionale, nazionale, ha anche cominciato a capire che le cose possono essere fatte sulla base delle esigenze dei tempi. E allora mi permetto di dire, come una riflessione che ho già espresso in altri tempi, in altre circostanze,
Non sarebbe venuto il caso, il tempo, dato questo ritardo, di varare anche delle proposte? Non so se sarà, faremo in tempo per l'autunno, ma comunque per gli anni a venire, di un provvedimento che permetta ai nostri giovani già dai 16 anni di partecipare attivamente al voto per le elezioni amministrative. Sa, le polemiche su questo o le discussioni ci sono da diversi anni. Io dico sempre, ma com'è possibile che in tanti paesi i ragazzi a 16 anni abbiano la possibilità, che so, di guidare l'automobile e non avere la possibilità di partecipare a un momento così importante per stabilire anche gli indirizzi, le azioni che riguardano il proprio futuro nella realtà locale? Ecco, sarà troppo anticipata la richiesta a 16 anni? A me non pare, anzi, visto che nelle scuole abbiamo portato in campo di nuovo l'educazione civica, potrà essere l'occasione da parte dei genitori, da parte delle associazioni, da parte di chi ha responsabilità con i giovani, di aiutarli a capire meglio che cosa si può fare e anche come ragionare e riflettere sulle esigenze della comunità. Dunque, come diventare, insomma, cittadini attivi. Esatto, esatto. Dunque, una proposta di cui ci faremo carico anche come Partito Democratico sarà proprio questa, di costruire un'occasione di discussione proprio attorno a questi temi, perché i giovani siano protagonisti, una battaglia di innovazione nella partecipazione civica da parte dei giovani, che siano protagonisti. Grazie allora come sempre a Giorgio Zannin per il suo contributo, ci rivedremo nei prossimi appuntamenti. Grazie a lei Tania e telespettatori. Continuiamo a parlare di scuola perché gli studenti sono tra i più colpiti dall'aumento drammatico dei casi di Covid-19. Ecco le dichiarazioni dell'assessore regionale Alessia Rosolen sulla didattica a distanza. Sentiamola ai nostri microfoni. La regione ovviamente è in zona arancione, vede purtroppo rosso questa epidemia è talmente contagiosa. Cosa pensate appunto di fare con le scuole, soprattutto come dare anche un conforto, un aiuto a quei genitori che hanno protestato contro la didattica a distanza? Io capisco le difficoltà che tutti quanti stiamo vivendo. La scelta della regione in tutti i frangenti è sempre stata quella di tutela della salute. Credo che i dati di oggi è il numero altissimo di contagi che ci sono stati nelle ultime settimane testimoniano che la nostra è solo una scelta di responsabilità, sapendo perfettamente che qualsiasi cosa venga chiusa provoca dei problemi. La variante inglese sulla quale siamo stati messi in allerta nelle ultime settimane è quella che colpisce in maniera importante i ragazzi, che non significa che i ragazzi staranno male, ma significa che saranno vittime, ma soprattutto, ed è il tema di difesa del territorio, veicoli del Covid, ed è solo per questo che l'azione è stata intrapresa e che immagino continuerà ad essere tenuta come stella polare nelle scelte che dobbiamo fare. Operazione Affari Preziosi, arresti e obbligo di firma da Palermo a Meduno per riciclaggio e associazione mafiosa. Fermi e obbligo di firma tra Sicilia e Lombardia per riciclaggio e associazione mafiosa. Indagato anche un residente di Meduno. 12 arresti, di cui uno in carcere e 3 divieti di espatrio con obbligo di firma. È questo il risultato dell'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ed eseguita dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. L'operazione ha riguardato gli investimenti di Cosa Nostra nel mercato nero di orologi di lusso. Secondo quanto emerso nell'inchiesta chiamata Affari Preziosi, le persone coinvolte avrebbero riutilizzato proventi illeciti frutto della compravendita in nero di orologi di lusso destinati a clienti facoltosi. Gli affari, svolti principalmente a Palermo, hanno coinvolto anche personaggi ed esercizi commerciali come Compro Oro e Gioiellerie di Londra, Milano e Roma. Alcuni degli indagati appartengono alla famiglia Fontana, in parte stabilita nel capoluogo lombardo, già protagonista dell'operazione Mani in Pasta che a maggio dell'anno scorso è risultata in 90 misure cautelari per associazione mafiosa, estorsione, traffico di droga, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti.
In questa occasione sono state eseguite perquisizioni anche in Friuli Venezia Giulia. Un abitante di Meduno, di cui non sono state rese note le generalità, è stato accusato di aver agevolato i pagamenti sulla propria PostePay Evolution. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di espatrio con obbligo di firma. Sono dunque 15 in tutto le misure cautelari eseguite, di cui 11 arresti domiciliari e uno in carcere. Agli indagati sono stati contestati, a vario titolo, i reati di favoreggiamento personale, riciclaggio e autoriciclaggio, con l'aggravante del reato transnazionale e quello di aver favorito Cosa Nostra. Le complesse investigazioni hanno coinvolto i territori di Sicilia, Lombardia, Piemonte, Toscana e appunto Friuli Venezia Giulia. Fondamentale è stato il supporto dei nuclei di polizia delle Fiamme Gialle di Milano, Torino, Palermo, Pordenone e Grosseto. E qui con noi adesso l'avvocato Alessio Pagnuco, che ringrazio come sempre per essere in nostra compagnia. Buonasera dottoressa e buonasera a tutti gli spettatori. La nostra operatrice Agnese ha ricevuto una telefonata da una signora di Monfalcone. Questa signora si è separata dal marito e questo ha una nuova compagna che posta continuamente le foto della figlia minorenne sui social. La signora è molto infastidita. Che cosa si può fare, avvocato? Purtroppo siamo costretti a constatare come molte volte nelle separazioni non si perde occasione per darsi piccole punzecchiate e andare a interessare le aule di giustizia con questioni bagatellari, ma che in realtà coinvolgono diritti di persone indifese. In questa circostanza, dottoressa, dobbiamo ricordarci che il faro di riferimento è l'interesse sovrano del minore. Il minore, che è un soggetto debole, deve essere tutelato. E non dobbiamo dimenticare una cosa: postare foto di minori su Facebook, su Instagram e sui social è pericoloso. Perché è pericoloso? Perché non si sa mai dove vanno queste fotografie, in mano a chi vanno. Ricordo un'interessante sentenza del Tribunale di Chieti, se non sbaglio nell'anno 2000, che andò a stabilire proprio che è pericoloso in quanto una fotografia di minore che capita nelle mani sbagliate può anche essere manipolata a fini pedopornografici. Sono condizioni estreme, sono condizioni astratte, ma bisogna assolutamente tenerne conto. Ora, se noi vogliamo andare a inquadrare la normativa di riferimento, dobbiamo necessariamente partire dal Codice Civile, dall'articolo 10, sulla legge d'autore e poi sulla normativa della privacy. Queste normative, che sono il nostro faro e il metro di riferimento, vanno a stabilire che la condivisione di un'immagine di un minore su un social è un atto di straordinaria amministrazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se uno dei due genitori va a postare una fotografia di un minore su un social deve necessariamente avere il consenso dell'altro coniuge. Naturalmente, quando una coppia è felice, il consenso è presunto, non bisogna certo metterlo per iscritto. Il diritto subentra nel momento in cui c'è un conflitto, non nella normalità. Tuttavia, se invece vi è una situazione di conflittualità, è fondamentale che ci sia il consenso di ambedue genitori per questo atto di straordinaria amministrazione, che è postare l'immagine del minore sui social. E cosa succede se il figlio ha più di 14 anni? Il Tribunale di Chieti, naturalmente andando a richiamare la normativa di riferimento che abbiamo prima rammentato, ha ricordato che il soggetto che ha più di 14 anni può e deve essere sentito dai genitori nel momento in cui si va a postare la foto, sostanzialmente una forma di consenso. Quali sono le sanzioni per questo genitore che, ahimè, come dice la nostra telespettatrice, sembra essere un po' leggero? Il tribunale potrebbe andare ad emettere una inibitoria nei confronti di questo genitore e addirittura stabilire un risarcimento del danno, qualora lo stesso venga naturalmente provato. Ecco, io voglio ricordare una cosa: noi tutti con i social siamo sotto un occhio, e questo occhio non è benevolo come quello che noi possiamo vedere, che ne so, a Venezia, nel Rio del Canareggio,
nella chiesa di Santa Maria Maddalena, perché questo occhio che campeggia sopra la scritta «La Sapienza ha edificato a sé la propria casa» è un occhio benevolo, è l'occhio del diritto e l'occhio dell'armonia. L'occhio dei social non ha nessun coltrantare, non ha nessuna forma di controllo, se non una forma di controllo remoto in qualche stato che non parla nemmeno la nostra lingua, e a questo noi dobbiamo fare grande attenzione. Grazie allora come sempre all'avvocato Alessio Pagnuco per le pillole del diritto, ormai appuntamento settimanale, ci rivedremo come sempre martedì prossimo. Grazie mille dottoressa e buona serata. Operazione internazionale Ludus, sequestrati oltre 25.000 giocattoli, a Udine quasi 500 controlli effettuati dai NAS. Nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale nel settore della tutela del mercato dei beni e servizi, la Guardia di Finanza, in collaborazione alle polizie e alle autorità doganali di diversi paesi, ha partecipato all'operazione internazionale Ludus, diretta al contrasto della commercializzazione di giocattoli contraffatti o insicuri, organizzata dall'Europol. L'iniziativa, condotta in 24 stati, principalmente in area europea, era cominciata lo scorso 19 ottobre 2020 e ha permesso di sequestrare, nel corso di oltre 4.700 interventi, circa 5 milioni di giocattoli per un valore complessivo superiore ai 16 milioni di euro. Tra le persone denunciate all'autorità giudiziaria per frode in Italia, 46 invece le persone segnalate all'autorità amministrativa per aver posto in commercio prodotti senza marchio CE e senza le precauzioni d'uso. Oltre 25.000 i giocattoli sequestrati per un valore superiore ai 120.000 euro. Hanno partecipato anche i carabinieri del NAS di Udine. 462 interventi ispettivi e investigativi sull'intera filiera di produzione, distribuzione e commercio dei giocattoli. Interventi specifici per individuare oggetti contraffatti. Automobili, giochi da tavolo e bambole sono tra i prodotti maggiormente sequestrati. I giocattoli, non rispettando gli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale ed europea e non recando sulle confezioni le informazioni minime per il consumatore, erano in grado di trarre in inganno sui reali pericoli derivanti dal loro utilizzo. Sono stati sequestrati anche cosmetici destinati ai minori, come smalti per unghie, con data di scadenza occultata. Disagi alla viabilità questa mattina in centro a Pordenone. Le giunture del Ponte Marchi in via Pola erano da sistemare. È stata chiamata una ditta specializzata per appunto intervenire questa mattina. La viabilità però si è paralizzata. Dall'uscita autostradale della fiera fino al centro le code erano interminabili, 40 minuti di attesa per persone che dovevano andare al lavoro. I lavori sono proseguiti fino al primo pomeriggio, quando poi la viabilità ha ripreso il suo normale flusso. Tantissime però le proteste, i disagi, le persone si sono molto arrabbiate perché appunto dovevano andare al lavoro. Si è conclusa nei giorni scorsi Il mondo ha bisogno delle donne, l'iniziativa benefica promossa da Aspiec Service in tutti i negozi Despar, Eurospar ed Intespar di Triveneto e di Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, che anche nel 2021 si è confermata un'occasione per lanciare un forte, inequivocabile e concreto segnale di solidarietà per sostenere progetti in favore delle donne e contro la violenza di genere. La raccolta fondi, che si è svolta dal 20 febbraio al 7 marzo, ha visto una grande partecipazione da parte dei clienti, che hanno offerto in tutto 386.885 volte, donando una cifra complessiva di 261.287 euro. In Friuli Venezia Giulia sono state oltre 247.849 le donazioni effettuate, per un importo pari a 95.919 euro. I fondi raccolti in regione saranno donati all'Associazione Endometriosi FVG, un'importante realtà che opera da più di 20 anni a sostegno delle circa 26.000 donne che soffrono per questa malattia. I fondi saranno impiegati per sviluppare uno studio condotto dall'Università degli Studi di Udine su un progetto di ricerca statistico-epidemiologico con un preciso protocollo stilato assieme all'Associazione Endometriosi. La consegna simbolica dell'assegno da 95.918 euro
all'Associazione Endometriosi FVG si è svolta questa mattina a Trieste presso il punto vendita Despar in piazza Unità d'Italia. Presenti anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga e il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Alcuni di voi possono aver sentito il caso che riguarda Lara Lugli, ex giocatrice di pallavolo per la ASD Volley di Pordenone, e che ha concluso il suo contratto con l'associazione sportiva dopo aver comunicato che era rimasta incinta. Il post che lei appunto ha messo su Facebook legge: a distanza di 2 anni vengo citata dalla stessa società per danni, in risposta al decreto ingiuntivo dove chiedevo il mio ultimo stipendio di febbraio, per il quale avevo interamente lavorato e prestato la mia attività senza riserve. Le accuse sono che al momento della stipula del contratto avevo ormai 38 anni e, data l'ormai veneranda età, dovevo in primis informare la società di un eventuale mio desiderio di gravidanza, che la mia richiesta contrattuale era esorbitante in termini di mercato e che dalla mia dipartita il campionato è andato a catafascio. Il fatto grave è che, anche se non sono una giocatrice di fama mondiale, questo non può essere un precedente per le atlete future che si troveranno in questa situazione, perché una donna, se rimane incinta, non può conferire un danno a nessuno e non deve risarcire nessuno per questo. Lei infatti è stata ritenuta responsabile perché gli sponsor dell'associazione sportiva non hanno insomma rinnovato contratti o comunque non hanno pagato la cifra come avrebbero fatto se la squadra avesse vinto con la presenza del suo capitano. L'unico danno che abbiamo avuto siamo io e il mio compagno per la nostra perdita e tutto il resto è noia e bassezza d'animo. Il padre, presidente della società Volley Pordenone, ha delegato il figlio Mauro Rossato, che in un comunicato stampa ha scritto: visto il polverone sollevatosi negli ultimi giorni in merito alla vicenda che ci vede chiamati in causa dalla nostra ex atleta, ci corre l'obbligo di fare alcune necessarie precisazioni. Pochi hanno pensato di chiederci quale fosse la nostra posizione in merito alle dichiarazioni della nostra ex giocatrice. Nel campionato 2018-2019 Laura Lugli era il capitano della nostra squadra e anche la giocatrice di punta. Ad inizio marzo ci ha comunicato di essere rimasta incinta, dispiaciuti per la perdita sportiva ma felici per l'avvenimento familiare, ci siamo salutati. Come da contratto, che ricordiamo essere stato predisposto dall'atleta stessa e dal suo agente, si prevedeva l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravidanza. Lo stesso contratto, che ribadiamo essere stato predisposto dalla stessa atleta, aveva al suo interno clausole che prevedevano addirittura delle penali in caso di cessazione del rapporto. Nessuno ha citato per danni Lara Lugli. È stata la stessa atleta a chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo perché ritiene di avere dei crediti. Ci siamo sentiti traditi dall'atleta e abbiamo fatto l'unica cosa possibile, difenderci avvalendoci delle clausole contrattuali predisposte da lei stessa e dal suo procuratore. Vorremmo ribadire con forza che non crediamo che la gravidanza sia un danno e che soprattutto non è mai stata avanzata richiesta di danni. Noi comunque ci impegniamo per sentire le dichiarazioni di Lara, che abbiamo contattato oggi. Nei prossimi giorni insomma faremo un'intervista per appunto chiarire la faccenda e quello che è successo. In merito a quello che abbiamo detto prima sulla Despar, vediamo adesso il servizio, visto che stamattina eravamo presenti. Quando si tratta di fare del bene, la beneficenza, aiutare soprattutto il mondo delle donne, Despar c'è. Con quale iniziativa, se ci può anche raccontare i contenuti? Certo, Despar c'è e ci sarà sempre quando c'è da migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, dei nostri clienti. L'iniziativa è importante, abbiamo fatto una raccolta fondi per sostenere l'associazione Endometriosi, questa malattia che purtroppo è poco conosciuta e che colpisce il 15% delle donne, malattia invalidante che ha bisogno di essere sostenuta. Questa raccolta fondi aiuta la ricerca e sostiene la ricerca. Abbiamo raccolto veramente un numero importante, oltre 95.000 euro il totale delle donazioni in Friuli Venezia Giulia,
e oltre quasi 250.000 le donazioni. Quindi vuol dire che ben 250.000 volte i nostri consumatori in 2 settimane hanno approvato il nostro progetto partecipando, e vuol dire che quasi 250.000 volte i nostri colleghi nei punti vendita hanno promosso questa iniziativa. Quindi grazie ai clienti che ci credono e continuano a crederci, grazie ai nostri colleghi che ci credono e per questo si spendono molto volentieri alle casse. Quali altre iniziative avete intenzione di portare avanti quest'anno? Allora, noi iniziative simili a queste ne facciamo mediamente 2 all'anno, una durante la Giornata Internazionale delle Donne, una di solito vicino alle festività di Natale, ancora non abbiamo definito quale, però sono sempre iniziative a supporto di associazioni che cercano di far migliorare la qualità della vita di chi abita la nostra regione. Si parla sempre più dell'importanza della ricerca, sviluppo, la tecnologia. Ecco, in questo contesto siete impegnati anche voi in quali metodi e soprattutto con quali iniziative? Ma allora, intanto mi lasci dire un grazie di cuore veramente al gruppo Aspiag, ad Espar, che per l'ennesima volta si dimostra un punto di riferimento importante per l'intera regione e le istituzioni. Noi come università già collaboriamo con loro su diversi fronti. Questo è l'ennesimo punto estremamente importante nella lotta contro questa patologia che purtroppo colpisce molte donne, l'endometriosi. L'Università di Udine non poteva non essere presente con le proprie competenze nel settore statistico, nel settore epidemiologico, e quindi voglio dire con professori come Barbone, Fornasin, il nostro Dipartimento di Area Medica del professor Secchi, daremo il contributo per, da un lato, informare, comunicare, ma soprattutto recuperare dati e poi elaborarli per un approccio migliore possibile dal punto di vista terapeutico a questa patologia. Un progetto che è stato proposto a Fasi non sapendo qual era la cifra, e quindi adesso ci organizzeremo per far sì che il progetto sia coperto in tutte le sue fasi, quindi 4, che illustreremo molto più avanti quando abbiamo concretizzato il percorso con l'università, questo sicuramente. E quindi grazie alla DESPAR abbiamo raggiunto il primo step del nostro obiettivo, avviare una ricerca. È da 20 anni che cercavamo questo obiettivo in Friuli Venezia Giulia, e quindi benissimo con la DESPAR siamo riusciti a raggiungerlo. Ecco, tanto per far capire ai cittadini e telespettatori di cosa si occupa la vostra associazione e da quanto opera sul territorio. Allora, noi operiamo sul territorio da 20 anni, prima come un gruppo di donne e poi invece come proprio un'istituzione, l'associazione, che esiste dal 2006. Noi accompagniamo le donne nel loro percorso, lungo percorso, e le seguiamo, ci stiamo accanto in modo che possano raggiungere al limite almeno la diagnosi, perché la diagnosi è così lunga e così lunga da raggiungere, in quanto può passare dai 7 ai 9 anni che una persona deve pellegrinare in giro dai medici, e è necessario dei medici più importanti e più che altro formati. Ci cercano al nostro sito www.endometriosifvg.it, un numero di telefono 330-204-653 e tutti i social che abbiamo a disposizione. Linea adesso al Veneto, dove c'è l'ospite in compagnia di Alessio Conforti. Grazie con Stefano Pellizzone, che è vice sindaco di San Stino di Livenza. Parliamo della salute, perché di Livenza, ovviamente frazione di San Stino, perché c'è una bella novità legata all'istruzione, Pellizzone, con una insomma nuova struttura anche che strizza l'occhio all'ambiente, mi pare di capire. Di cosa si tratta? Assolutamente sì, si tratta della nuova scuola dell'infanzia Albero Azzurro, che diciamo, è un intervento qualificante, importante. Stiamo parlando di un importo di circa 1,5 milioni di euro, di cui poco più del 10% a carico del comune, per cui la stragrande maggioranza è oggetto di un finanziamento. È una scuola che effettivamente ha le caratteristiche
degli edifici che si chiamano NZEB, cioè edifici a energia quasi zero, quindi sicuramente un aspetto importante dal punto di vista della scuola, ma anche dal punto di vista dell'ambiente. Sì, che in questo senso ovviamente non si potrà non fare a meno, anche insomma a fronte di quanto sta accadendo, guardare, no, al futuro, cercando di mettere in atto maggiori interventi, maggiori attenzioni nei confronti proprio dell'ambiente. Le cosiddette scelte green, che però insomma ci si attende ancora molto. No, beh, sicuramente è fondamentale, anche perché poi c'è chiaramente anche un aspetto, come dire, di particolare importanza nel fare questo tipo di scelta in una scuola che è per i più piccoli, insomma, quindi è veramente un investimento nel futuro. Tra l'altro la scuola sarà una scuola in legno, quindi con molto interessante anche da questo punto di vista, perché ovviamente il legno è un materiale naturale, per cui oltre ad avere emissioni appunto bassissime o quasi zero, abbiamo anche un materiale che è un materiale vivo, bello, importante come il legno. Non so se mi era sfuggito, quando sarà pronta? I lavori dovrebbero partire questo autunno e il tempo previsto è di almeno un anno, insomma, quindi tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 dovrebbe essere consegnata. Quanti piccoli studenti? Beh, sono tre classi, quindi poi a seconda di quanti bambini ci saranno, insomma, ma potrebbero essere una settantina, ecco. Quindi in questo senso c'è molta attenzione. E che cosa ne pensa anche, insomma, al capitolo smog, che è tornato alla ribalta sia durante il lockdown che anche nelle scorse settimane, soprattutto in quest'area? Noi ne parliamo quasi sempre, qualora insomma gli indicatori di ARPAV pongono l'attenzione in questa parte del nord-est, che tra l'altro tutto l'ambito padano chiaramente è caratterizzato da questa problematica. Però si discuteva e si discute ancora su quanto la normativa, quanto il famoso accordo di bacino padano, che diciamo consente ad alcuni territori di introdurre delle limitazioni e in quelli altri che sono a pochi chilometri di distanza no, sia probabilmente da cambiare. Le regioni si stanno muovendo, però forse bisogna dare qualcosa in più. Cosa ne pensi? Beh, assolutamente, come ho già avuto modo di dire, bisogna che ci sia una regia unica e che veda complessivamente la materia per evitare quelle sperequazioni, quelle differenze poco comprensibili per il cittadino che si muove tra San Stino, Annone, Torre, esatto, San Donà, e fa fatica anche a capire effettivamente poi come si applicano queste cose. Quindi deve essere fatto un ragionamento completo, complessivo, dove si affronti in maniera seria la questione e appunto anche per fare in modo che le persone possano effettivamente poi cercare di rispettare queste norme, sennò è veramente difficile anche per i cittadini. Bene, contagi, poi chiudiamo, visto che ho anche la sua presenza qui, che in Veneto orientale davvero stanno facendo preoccupare. È un focus su San Stino di Livenza, Pellizzon? Sì, ci sono 88 casi nelle ultime due settimane, è un dato che sicuramente è importante, è in crescita e non è il peggiore del Veneto orientale, però sicuramente è da tenere d'occhio e ora speriamo che appunto il fatto di essere passati in zona arancione raffreddi questi dati, perché di oggi mi pare proprio la notizia che siano stati riaperti o in previsione di riaprire l'ospedale Covid di Jesolo. No, aperto, ecco, oggi. E quindi oggi. Questo è sicuramente un dato non bello e ci fa capire anche la gravità, insomma, della situazione, per cui speriamo, insomma, che si riesca a contenere la cosa prima che poi i vaccini possano effettivamente darci la via di uscita di questo grandissimo problema. Tra l'altro sono 29, leggiamo insomma l'informativa dell'US di poco fa, i ricoverati proprio al nosocomio jesolano. Tornando ai dati, qui l'US dice 87 a San Stino, ma insomma 88, questo comunque è il numero. Porto Uraro 228, il comune che registra il più alto numero di positivi, San Donà di Piave 172, San Stino di Livenza 87, Teglio Veneto 19, Torre di Mosto 29, questi sono solamente alcuni, 78 a Concordia Sagittaria e a Cintocao Maggiore 15, a Annone Veneto 17, ma poi insomma anche ne parleremo. Tra l'altro Porto Gruaro c'è stata un'ordinanza del sindaco, con il prossimo ospite andremo ad approfondire, da giovedì chiuse 7 scuole, daremo anche nel dettaglio quali saranno queste strutture. Grazie a Stefano Pellizzone. Grazie a voi per essere stato con noi. Linea che può tornare a Pordenone.
È qui con noi adesso Mattia Tirelli, consigliere comunale a Pordenone, grazie per essere in nostra compagnia. Buonasera, buonasera, buonasera a voi. E lunedì c'è stato un consiglio comunale. Ci sarà lunedì prossimo. Ci sarà lunedì prossimo il consiglio comunale. Di cosa andrete a discutere? Ci sono una serie di questioni molto rilevanti, ma su una, siccome andremo poi in seconda commissione consigliare giovedì ad esaminare proprio la delibera in oggetto, è l'approvazione del progetto con conseguente variante della rotonda che impegnerà 800.000 euro sulla Pontebbana, dove adesso c'è un semaforo che tutti i pordenonesi purtroppo conoscono perché rallenta di molto il traffico, che è il semaforo di intersezione tra via San Daniele e via interna con la Pontebbana. Ecco, andremo ad approvare nel prossimo consiglio la variante relativa che poi porterà la fase di realizzazione della rotonda, ripeto 800.000 euro, è una cifra molto ingente, i cui lavori inizieranno presumibilmente all'inizio del prossimo anno. È una rotonda, ripeto, sarà una rotonda importante che consentirà il deflusso molto più scorrevole del traffico sulla Pontebbana, un'arteria che negli ultimi 5 anni di amministrazione Ciriani è stata presa in mano e via via riqualificata. Pensiamo per esempio alle nuove rotonde di via Prasecco, di intersezione della Pontebbana con via della Libertà, ma è la stessa anche rotonda in fase di, o meglio, già realizzata di via Revedole, ma senza dimenticare il sovrappasso pedonale che collega le scuole, che passa sopra la Pontebbana, che a tantissimi pordenonesi piace anche per poter poi camminare, no? Tra i parchi e anche andando verso, diciamo, verso le aree scolastiche per evitare il traffico anche pericoloso, diciamo, nell'ottica, nel solco di quella mobilità sostenibile che l'amministrazione Ciriani e la maggioranza tutta vuole perseguire in questi 5 anni e anche nei prossimi, se verrà, come noi pensiamo, riconfermata. Ma tornando al processo di riqualificazione della Pontebbana, ricordiamoci non solo questo importante passo sulla rotonda di via San Daniele e via interna, togliendo quindi questo semaforo, ma pensiamo anche al nuovo ponte sul Meduna, ai 23 milioni di euro che sono stati ottenuti in sinergia ovviamente con la regione del governatore Fedriga, grazie alla sinergia importante con l'amministrazione Ciriani, che porterà alla riqualificazione sul lato Udine dell'ingresso, o meglio della riqualificazione della rivoluzione sul lato Udine di entrata alla città di Pordenone attraverso questo nuovo ponte. Auspichiamo che in futuro anche il lato Treviso, no? In direzione Porcia, ma sicuramente anche qua andremo, meglio, verrà fatto dalla... questo comunque è un, diciamo, di competenza del comune di Porcia, certo. la rotonda del Garage Venezia, che comunque anche questa è in fase di, come dire, progettazione e verrà portata a termine. Per cui il lato Pontebbana su tutto l'asse pordenonese in questi 5 anni di giunta Ciriani ha avuto una grossa spinta dal punto di vista della riqualificazione, e chiudo dicendo che non è solo il manto stradale a essere riqualificato, ma lo vedremo anche nel progetto di questa nuova rotonda, anche gli arredi verdi, non solo chiaramente la viabilità sostenibile che sarà complementare alla realizzazione della nuova rotonda, ma anche gli arredi verdi e le barriere anti-smog e anti-polvere sottili, che sono barriere verdi di assorbimento che serviranno proprio a contenere l'impatto delle polveri sottili e dello smog. Per cui un altro investimento importante dell'amministrazione Ciriani nell'ottica di una riqualificazione totale, aspettando anche il grande progetto della Circonvallazione Nord, la chiusura definitiva, chiusura nel senso la realizzazione definitiva della Bretella Sud, e questo diciamo che è il quadro che chiuderà la Pordenone del futuro dal punto di vista della viabilità, tenendo in considerazione il fatto che fra non molto la Pedemontana Nord, che collegherà Conegliano con Vicenza, a un certo punto vedrà la luce e si aprirà un nuovo bypass viario che non passerà per la 4 ma passerà per Pordenone, per cui noi dovremo trovarci pronti
a cercare di reggere questo traffico che sicuramente arriverà e dovremmo far sì che Pordenone sia sempre più pronta. Grazie allora al consigliere comunale Mattia Tirelli, che rivedremo e parleremo ancora di questi temi anche a fronte di quello che verrà discusso e quello che emergerà in consiglio comunale. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie. Pellet fuori legge, sequestrate 118 tonnellate di prodotto e denunciate 13 persone. Il blitz della Guardia di Finanza al casello di Venezia Est. Il servizio. 118 tonnellate di pellet sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Treviso nel corso di alcuni controlli al casello autostradale di Venezia Est. I Baschi Verdi hanno infatti intercettato alcuni auto articolati provenienti dall'est Europa e diretti in varie regioni d'Italia come Calabria, Puglia, Lazio e Campania. Nel carico totale 94 tonnellate di pellet riportavano indebitamente il marchio M+, comprovante l'alta qualità del prodotto, mentre 24 sono risultate prive delle informazioni in lingua italiana sulle caratteristiche del prodotto e sulle modalità di impiego. Il bilancio è di 12 persone denunciate alla procura per i reati di contraffazione e ricettazione per il carico privo di indicazioni in italiano. Invece il responsabile è stato segnalato alla Camera di Commercio di Treviso Belluno per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice del Consumo. A insospettire le fiamme gialle circa la genuinità dei carichi è stata la mancata indicazione nelle lettere di vettura internazionale esibite dai conducenti dei luoghi di destinazione o dei nomi delle imprese destinatarie del pellet, che poi la Guardia di Finanza ha accertato come fosse destinato a essere venduto al dettaglio in sacchetti da 15 kg in provincia di Cosenza, Foggia, Roma, Napoli e Caserta. Siamo adesso in compagnia del sindaco di Azzano Decimo, Marco Putto, che ringrazio per essere qui con noi stasera. Grazie a voi e buonasera ai telespettatori. Parliamo di un finanziamento regionale bloccato, se ci vuole raccontare un po' questa vicenda un po' curiosa. È una vicenda curiosa, per certi versi grottesca, che riguarda non solo il comune di Azzano Decimo, ma diversi comuni della bassa pordenonese. Nel 2016 la giunta regionale precedente stanziò milioni di euro in favore dei comuni della bassa pordenonese finalizzati alla sistemazione idrografica dei corsi d'acqua. Sappiamo che è un tema molto sentito in quanto gli alvei dei fiumi e le sponde dei fiumi spesso hanno delle problematiche, presentano delle problematiche di erosioni e di cedimenti, pertanto sono interventi assolutamente necessari. Le somme vennero date subito in delegazione amministrativa al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, che quindi ne curò la progettazione. La cosa paradossale, ripeto, sono passati 5 anni, è che da diversi mesi, per non dire alcuni anni, circa un anno e mezzo o due, non si riesce a sbloccare queste pratiche progettuali perché l'ente tutela pesca non rilascia i pareri favorevoli necessari e non si capisce bene, anche un po' con la scusa o con la motivazione, qua bisognerebbe capire qual è il limite tra la scusa e la motivazione del Covid, non si riesce a capire bene come mai questo parere non arriva. Allora, in un mondo nel quale i diritti dei pesci evidentemente sono più forti dei diritti dei cittadini del comune di Azzano Decimo e dei comuni della bassa pordenonese, mi rivolgo, come ho fatto oggi formalmente con una PEC, all'assessore Stefano Zanier, che ci rappresenta e rappresenta il territorio della provincia di Pordenone in regione, chiedendogli la cortesia, per dirla come va detta, di informarsi e di interessarsi come mai l'ente tutela pesca, che tra virgolette è diventato quasi una succursale della regione, quindi immagino che la presenza dell'assessore e della regione con la sua volontà e la sua forza politica possa perlomeno cercare di capire che cosa sta succedendo, come mai, dicevo, per l'ennesima volta il territorio della bassa pordenonese e del pordenonese, guarda caso, viene in qualche modo lasciato un po' ai margini di determinate iniziative, quando magari iniziative simili in altri territori, avvicinandosi alla provincia di Udine, invece hanno della velocità di azione e di movimento molto più sostenuta. Ripeto, i cittadini stanno aspettando da 5 anni
e stanno chiedendo all'amministrazione come mai quei lavori annunciati all'epoca non trovano gambe e non riescono ad andare avanti. Ricordo che siamo ancora nelle fasi di progettazione, poi ci devono essere le gare d'appalto, le validazioni dei progetti, le procedure, eccetera. Quindi anche se la sbloccassero domani mattina, i lavori chissà quando partirebbero. Queste sono le disfunzioni della nostra burocrazia, della nostra politica, perché il problema è sia tecnico ma è anche politico, che non possiamo più tollerare. Non possiamo più tollerare perché viviamo in un mondo nel quale ormai la velocità di determinati processi è talmente elevata che a volte la volontà davvero fa la differenza e può superare tutto. Quindi che la politica regionale e in questo caso l'assessore riescano cortesemente a darci delle risposte. Io ovviamente parlo a titolo personale, ma sono certo di interpretare anche il sentimento di tanti altri sindaci, per capire questi finanziamenti che fine hanno fatto e questi progetti quando potranno essere approvati. E cambiando momentaneamente argomento, parliamo del Covid-19, chiaramente l'aumento dei contagi si fa preoccupante e tanto è il dibattito attorno alle scuole. Che cosa ne pensa lei della possibilità di chiudere le scuole nella provincia di Pordenone? Sì, allora io su questo tema ho assunto un'opinione, un punto di vista un po' critico, nel senso che dal mio punto di vista la decisione del presidente Fedriga di trattare tutte le scuole della regione Friuli e Venezia Giulia allo stesso modo, per cui qui a Pordenone con un'incidenza di 107 casi su 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni e a Udine con un'incidenza di 420 casi ogni 100.000 abitanti, quindi 4 volte tanto, dicevo, l'aver trattato allo stesso modo questi due estremi della regione non l'ho trovato una decisione ben ponderata, l'ho trovata un po' esagerata, anche perché ci muoviamo qui a pochi chilometri in Veneto, sono zona arancione come noi e a scuola ci stanno andando. Ovviamente faccio questo mestiere da qualche anno, capisco benissimo che il tema della precauzione, il tema della necessità di prevenire contagi in questo momento delicato sia un tema centrale. Non mi stupirei se fra qualche giorno vi fossero zone rosse che crescono come funghi, perché i dati evidentemente potrebbero peggiorare. Ma però basiamoci sul presente. La scelta del 3 di marzo con l'ordinanza regionale, che produce effetti oggi mentre ci stiamo parlando 9 marzo, si basava su un indice di contagio basso, molto basso, tra i più bassi, quando a Udine era, ripeto, 4 volte tanto. Ecco, secondo me, come erano state messe le zone arancioni differenziate, si poteva tranquillamente valutare una situazione differenziata che avrebbe consentito ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, che stanno avendo dei disagi tremendi, perché poi anche lì le famiglie da chi vanno? Dall'amministrazione comunale, ovviamente, che è l'istituzione più vicina, disagi tremendi che secondo me in questa fase potevano essere evitati. Ovviamente, se diventeremo zona rossa, se le cose peggioreranno e se tutto andrà come speriamo non vada, ovvio che a quel punto sarà inevitabile. Ora, secondo me, si poteva evitare. Grazie allora al sindaco di Azzano Decimo, Marco Putto, per essere stato in nostra compagnia. Ci rivedremo la prossima settimana. Grazie. Abbiamo intervistato oggi, in occasione della consegna dell'assegno all'associazione Endometriosi FVG, il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Sentiamolo ai nostri microfoni. Elezioni spostate, la Trieste del futuro del sindaco uscente. Beh, sai, sono 20 anni che faccio il sindaco qui, un sindaco friulano a Trieste, insomma, votato per la terza volta dai cittadini di Trieste e una da quelli di Muggia, insomma, conto di rivincere e fare il record nazionale dei 25 anni. Ecco, che cosa vorrebbe ovviamente cambiare e migliorare di questa città? Tanto è stato fatto, ma ci mancano ancora alcuni tasselli. Sì, però sai, abbiamo questa grandissima opportunità che si chiama Porto Nuovo da una parte e Porto Vecchio dall'altra. La scorsa settimana con Fedriga e il presidente Zeno D'Agostino abbiamo firmato la variante del piano regolatore, adesso non ci ferma più nessuno. Per spiegare a chi ci ascolta, dopo Amburgo, dopo Barcellona, dopo Puerto Madero, tocca i 65 ettari sul mare del Porto Vecchio di Trieste. Furto nei negozi del centro commerciale Città Fiera di Martignacco. Arrestate 3 persone. I carabinieri della stazione di Martignacco sono stati chiamati a intervenire in 2 diverse occasioni lo scorso fine settimana all'interno del centro commerciale Città Fiera.
Il primo caso ha portato al fermo di due ragazzi residenti a Udine di 18 e 17 anni. I due si sono resi responsabili del furto di alcuni capi di abbigliamento del valore di oltre 100 euro. Avevano infatti staccato una placca antitaccheggio nel negozio Intersport Outlet. Sono stati entrambi denunciati per furto aggravato. In un secondo intervento i militari sono stati allertati dal supermercato situato all'interno del centro commerciale, dove hanno bloccato una donna di 61 anni, residente nella Bassa Friulana, che aveva tentato di rubare alimentari e batterie per un valore di circa 100 euro. La donna è stata sorpresa a rubare anche un paio di occhiali da sole all'interno di un negozio di bigiotteria. La merce è stata prontamente restituita al punto vendita e la 61enne è stata denunciata a piede libero. E qui con noi adesso Paolo Boschetti, che fa parte del Movimento 5 Stelle qui a Pordenone. Grazie per essere in nostra compagnia. Grazie per la possibilità che mi avete dato. La vorrei cogliere per fare una riflessione in merito a quello che è un argomento cardine del Movimento 5 Stelle, uno dei cinque fondamentali, che dopo l'acqua, l'ambiente, la connettività e il trasporto è lo sviluppo. È un argomento che a cui noi teniamo particolarmente dal momento che stiamo per affrontare, e già lo stiamo affrontando, il discorso del Recovery Fund, che è una tematica fondamentale perché porterà un serbatoio di capitali da sfruttare nella maniera più ottimale possibile per permettere specialmente a noi giovani di poter crescere e di poter avere un'opportunità di avere un lavoro e di avere uno sviluppo per il nostro futuro. Questo lo voglio fare purtroppo alla luce anche di quelle che sono le vicissitudini che hanno visto l'amministrazione comunale di fronte all'apporto di applicativi quali per esempio, mi riferisco a Rivemo e Zona, che purtroppo non hanno avuto il successo sperato e hanno dimostrato in verità una incapacità di creare un connubio tra quella che è la tecnologia fattibilmente sviluppabile e quelli che sono gli esercenti locali, che sono i diretti destinatari del valore aggiunto di una tecnologia. Abbiamo bisogno di sviluppare nuovi posti di lavoro, opportunità ai giovani, che sì, è vero, vengono criticati sempre lì davanti con il naso sul cellulare, ma sono i primi a poter comprendere l'importanza di come la tecnologia possa sostenere l'economia locale. E dall'altra parte abbiamo il problema con gli incubatori, che da un anno non fanno più una call per dare la possibilità a nuove imprese di poter crescere, nascere e vedere realizzati i propri sogni. Abbiamo degli incubatori che trovano sui siti la demagogia, tante belle promesse, tante belle proposte, e poi lo stato attuale non vedono i servizi offerti per riuscire ad arrivare ad avere un brevetto sviluppato, non vedono la possibilità di vedersi affiancare persone che tecnicamente sono in grado di creare un business plan e portarlo avanti e quindi di arrivare a una campagna di equity crowdfunding, di trovare investitori e poter far crescere questa nazione. Ecco, in una situazione in cui noi vediamo i fantamiliardi che devono arrivare dall'Europa e abbiamo delle possibilità da poter sfruttare, ci troviamo a non vedere servizi per i giovani e a vedere l'impossibilità di crescere con i servizi resi dalla pubblica amministrazione. Io in primis ho vissuto questa dinamica in qualità di imprenditore, mi sono trovato con il polo tecnologico che mi ha fatto terra bruciata attorno, tante promesse ma pochi servizi, e questo non è possibile. Da un lato c'è il dibattito sulla didattica a distanza, parliamo di tecnologia, parliamo di sviluppo, certo è un problema, nessuno ha la risposta pronta per dire sì, i ragazzi tornano o non tornano a scuola, ma è da considerare il fatto che la didattica a distanza è un'opportunità per dare seguito e continuità alla formazione dei nostri giovani. Questo è il punto fondamentale su cui la didattica a distanza ha leva forte, non tanto sì, apriamo, riapriamo, lì saranno i medici, non sono certo io che darò un giudizio in merito, ma sicuramente bisogna essere oggettivi in merito all'analizzare e considerare quelle che sono le opportunità di sviluppo che abbiamo e poterle sfruttare al meglio per poter crescere. Quindi noi come Movimento 5 Stelle abbiamo aperto uno sportello per esempio per il 110, parliamo di una ciclabile che è sostenuta da infrastrutture tecnologiche, da un applicativo che porterà una connettività nella mobilità sostenibile, e quello che vogliamo fare è fare un appello a chi ha idee, a chi vuole approcciarsi, che ci scriva, ci trovate sui social, ci trovate sul sito, contattateci e sicuramente vi daremo una risposta nel più breve tempo possibile, perché lo sviluppo è uno di quei pilastri che ci permetterà di crescere in un futuro come nazione e come ovviamente territorio. Grazie allora Paolo Boschetti per essere stato in nostra compagnia, ci rivedremo sicuramente nei prossimi appuntamenti. Sicurezza nelle stazioni, più di 2.000 persone controllate dalla Polfer del Veneto in una settimana, non mancano le denunce.
Vi lascio quindi in compagnia di questo servizio, a seguire l'ospite in compagnia di Alessio Conforti e poi il meteo, un breve break pubblicitario e tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Grazie per essere stati con noi, il telegiornale del Nord-Est continua. Sono più di 2.000 le persone controllate nell'ultima settimana dalla polizia ferroviaria in tutte le stazioni della regione. Il dato è stato fornito dalla Questura di Venezia, che ha tracciato un bilancio dell'andamento della sicurezza nei vari scali delle 7 province, con un'attenzione particolare ai servizi antiborseggio. Le persone denunciate sono state 7, tra queste una 34enne già gravata da precedenti, sorpresa a Mestre dopo aver rubato alcuni generi alimentari e delle bottiglie di alcolici da un esercizio commerciale. La merce è stata posta sotto sequestro. Nella settimana appena trascorsa è stata effettuata anche l'operazione Oro Rosso, periodicamente disposta su scala nazionale dal servizio Polizia Ferroviaria, al fine di monitorare e contrastare gli episodi di furti di rame in ambito ferroviario, oltre che per verificare l'osservanza della normativa ambientale sullo smaltimento dei rifiuti particolari. 15 le ispezioni effettuate ai depositi di rottame e 24 le persone sottoposte a controllo. Le loro posizioni sono al vaglio. Sì, grazie con Andrea Vindigni, che è consigliere comunale a Portogruaro tra le file della minoranza. Grazie per essere in nostra compagnia. Situazione grazie. Difficile, Vindigni, sul fronte dei contagi nella città dell'Emene. Tra l'altro, notizia insomma di oggi, ma ne parleremo anche con lei ora: ordinanza da parte del sindaco, chiusura insomma da giovedì di 7 plessi scolastici. Voi, come Partito Democratico, ma anche come gruppo Civici e Democratici, insomma, vi siete mobilitati anche in questi giorni con un comunicato ufficiale, ma anche in precedenza. Portogruaro, che è la città che vanta in Veneto orientale questo triste primato di un alto numero di positivi al Covid-19. Qual è la chiave di lettura che date, insomma, anche come gruppo di minoranza? C'è preoccupazione per, come ha detto lei, per la situazione di come sta andando l'evoluzione della pandemia. Sicuramente stiamo vivendo un momento di grossa allerta, perché i contagi stanno aumentando. È cosa molto importante, secondo noi, che avevamo già fatto presente all'amministrazione comunale, è che i contagi stanno interessando anche le fasce, dal punto di vista dell'età, quelle più giovanili, che erano rimaste escluse fino adesso. Non a caso abbiamo proprio ieri presentato all'amministrazione comunale la richiesta della convocazione della quinta commissione consiliare, quella della sanità, per avere un quadro e notizie certe su come sta evolvendo la situazione a Portogruaro. E quindi volevamo sapere come era il piano vaccinale, qual era il piano di controllo in atto per il contenimento del contagio, qual era la situazione dei contagi all'interno delle scuole, perché da parte di molti cittadini eravamo stati contattati preoccupati per la realtà che si stava venendo concretizzando in diversi plessi. Non a caso, però, l'amministrazione comunale, secondo me, rimarcando un atteggiamento di attesa che l'esperienza di quest'anno ci ha detto non paga, e poi invece si mette in condizioni molto così di preoccupazione, l'amministrazione comunale proprio ieri ci aveva comunicato che la commissione, quinta commissione, sarebbe stata convocata martedì prossimo, cioè fra una settimana. Per voi è troppo tardi, mi pare di capire. È tardi nel momento in cui, ma non siamo noi a dirlo che è tardi, ma è la stessa giunta, il sindaco, che alle 13.30 di oggi ha inviato la nuova ordinanza che prevede la chiusura di 7 plessi scolastici del nostro territorio comunale, e le scuole interessate sono le scuole dell'infanzia. Lei ovviamente li ha, o sì, se no sì, le sì, dico sì. Anch'io, perché diamo anche l'informazione che ci serve. Le scuole dell'infanzia interessate sono la Rodari di via Aldo Moro, la Collodi di via Mercalli, la Lorenzin di Lugugnana,
la Don Gildo di Pratipozzo e il Ponte dei Bambini di Portogruaro, di San Nicolò. E poi i due plessi della scuola primaria, la Battisti di Summaga e la Don Milani di San Nicolò. Quindi voi, cioè, da quello che mi pare di capire, deve esserci una maggiore anche comunicazione, questo che sta dicendo, iniziando proprio anche dagli attori del Consiglio Comunale per valutare quanto sta accadendo. Quello che noi chiedevamo era una maggiore informazione, perché i cittadini hanno necessità, per essere rassicurati, di avere tutte le informazioni. È vero che i dati sui contagi arrivano, sono presenti sul sito del Comune, ma non tutti i cittadini accedono al sito del Comune e vanno a vederseli. Per cui sarebbe importante che attraverso o la televisione o anche un foglio informativo distribuito in tutte le case ci fossero quelle informazioni che possono da un lato indicare quali sono le misure di contenimento che l'attuale amministrazione ha messo in atto, perché vediamo che soprattutto nella fascia giovanile, non per colpevolizzare certi soggetti del nostro territorio o altri, ma ci sono comportamenti che sarebbe giusto controllare e tenere sotto attento monitoraggio. Grazie ad Andrea Vendigni per essere stato con noi e anche, insomma, per aver dato tempestivamente, ma l'avremmo fatto chiaramente, anche gli esiti di questa ordinanza arrivata, insomma, oggi. Chiudiamo con l'ospite questa prima parte del telegiornale. Restate con noi perché dopo il break pubblicitario subito a Udine, ma poi si torna chiaramente qui nel Veneto con tutti gli aggiornamenti. Linea alla regia. Grazie a voi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi un'altra bella giornata di sole per quanto riguarda la pianura e sulla costa. Temperature massime in pianura fino a 14 gradi nel pomeriggio e un po' di buona sulla costa, soffiato fino a oltre 60 km all'ora. In montagna invece un po' di variabilità dopo la spolverata sulle Alpi Giulie di questa notte. Nel pomeriggio abbiamo avuto anche qualche precipitazione locale, qualche rovescio su Alpi e per Alpi Carniche in particolare, di nuovo con un paio di centimetri di neve in quota. Domani avremo una bella giornata, arriveranno probabilmente correnti più secche da nord, quindi il cielo sarà in genere sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Al mattino sulla costa soffrirà ancora un po' di bora moderata, questa notte ancora bora attorno ai 60 km all'ora a Trieste, che si attenuerà poi nel corso della mattinata, e nel pomeriggio di domani ci aspettiamo venti di brezza. Temperature minime in pianura di poco sopra lo zero, forse anche localmente sotto lo zero nelle zone meno interessate dal vento, e massime di nuovo attorno ai 13-14 gradi su pianura e costa. In montagna nel pomeriggio il passaggio di aria più fredda in quota potrebbe ancora innescare qualche cumulo, forse ancora qualche locale breve precipitazione. Da giovedì cominciano ad affluire correnti occidentali da sud-ovest un po' più umide nei bassi strati, quindi il cielo comincerà a diventare variabile o nuvoloso, qualche schiarita forse nelle ore centrali e soprattutto verso la costa, e poi invece in serata addirittura all'inizio di qualche debole precipitazione sulla fascia più orientale, dove avremo persistenza di maggiore nuvolosità durante il giorno. Per il momento è tutto, buona serata. Ben ritrovati gentili telespettatori dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone. Nuova edizione del telegiornale, apriamo subito con il servizio sulla platea dei beneficiari che è stata ampliata di questa terza tranche di ristori per le attività che hanno subito i maggiori danni a causa della pandemia da Covid-19. Si amplia la platea dei beneficiari dei 21,4 milioni di euro destinati alla terza tranche di ristori per le attività che hanno subito restrizioni a causa dell'emergenza sanitaria. La proposta di includere nuovi codici Ateco nell'elenco stabilito con la delibera preliminare è stata avanzata dall'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, al termine del confronto avuto nella mattinata di oggi con i componenti della seconda commissione consiliare chiamati a esaminare i contenuti del provvedimento dell'esecutivo.
L'assessore ha inoltre accolto la proposta di innalzare dal 20 al 30% la quota di fatturato persa che costituisce la franchigia per accedere ai ristori. La perdita di fatturato andrà calcolata sul confronto tra il fatturato medio mensile del periodo dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020, con il fatturato medio mensile registrato dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 e sarà oggetto di autocertificazione. Dopo aver erogato 47 milioni di euro con le due tranche di ristori 2020, siamo riusciti a mettere a disposizione altre 21,4 milioni con l'obiettivo di includere le filiere che hanno subito maggiori perdite o che avevano ottenuto ristori in precedenza, ha dichiarato Bini, aggiungendo che non riusciremo ad accontentare tutti, ma abbiamo meditato sulla scelta e nella stesura dei codici Ateco abbiamo accolto il maggior numero di sollecitazioni possibili provenienti dagli stakeholder. Inoltre confermiamo due elementi positivi che sono stati apprezzati in precedenza, la semplicità della domanda e la velocità nell'accreditare i ristori agli aventi diritto. I nuovi codici Ateco dei soggetti con partita IVA che possono presentare domanda di contributo sono i seguenti. Nella filiera sport, prima limitato ai maestri di sci, include ora anche i corsi sportivi e ricreativi e la gestione delle palestre a cui verranno riconosciuti 1.500 euro. Nella filiera eventi verranno coinvolti il noleggio delle attrezzature, le consulenze tecniche e professionali. Come previsto dalla delibera preliminare, la collocazione dell'intero Friuli Venezia Giulia in zona arancione fa cadere la differenziazione negli importi per bar e ristoranti. Per accontentare davvero tutti coloro che hanno subito perdite, non basterebbero tre volte le risorse messe a disposizione. Crediamo di aver fatto ogni sforzo possibile, però, ha dichiarato Bini, e stimiamo di ristorare almeno 15.000 soggetti. Bini ha infine difeso la decisione di attribuire ristori maggiori agli alberghi della montagna. Ricordo, ha detto, che la montagna ha quote rafforzate perché lì la stagione è saltata del tutto. La delibera verrà ora approvata in via definitiva dalla giunta regionale nella seduta di venerdì prossimo. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 8 del 18 marzo fino alle ore 20 del 29 marzo. Tutti i dettagli saranno pubblicati sul sito istituzionale della regione. Sono 15 i migranti, per la maggior parte minorenni, rintracciati nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 marzo a Moimacco mentre camminavano lungo la strada. Si tratta di cittadini originari del Bangladesh che sono stati raggiunti dai carabinieri di Cividale. I 5 adulti sono stati trasferiti subito all'ex caserma Cavarzerani di Udine mentre i più giovani sono stati accolti presso una struttura idonea. E l'Identity Card, un progetto a sostegno dei negozi di prossimità e delle famiglie della montagna. Si chiama Identity Card e il capofila è il comune di Rigolato, dove sta partendo l'iniziativa, oltre che a Treppoli Gosullo. L'inedito progetto mette in campo un'azione mirata per permettere alle famiglie di questi territori di avere uno sconto immediato del 15% sull'acquisto dei beni di prima necessità all'interno del proprio comune. Identity Card è stato presentato in una conferenza stampa alla Camera di Commercio di Pordenone e Udine, che lo sostiene assieme ai comuni. Ospite del presidente Giovanni da Pozzo è stato il sindaco di Rigolato, Fabio D'Andrea. Identity Card può rappresentare una sorta di progetto pilota da estendere anche ad altre aree, a partire da dove i negozi sono più in difficoltà. Questo, incentivando le famiglie a fare acquisti che valorizzino le attività all'interno del proprio comune, è un'iniziativa particolarmente importante in un momento complesso come quello attuale, in cui la pandemia, con tutte le misure di contenimento e chiusura, sta mettendo in ginocchio imprese di tantissimi settori e tante famiglie che si trovano in crisi con il lavoro e comunque sono spesso impossibilitate a fare spostamenti. Il test dell'iniziativa sarà dunque la montagna friulana, un'area in cui comunque la logistica è più complessa di per sé e che in questo momento sta soffrendo particolarmente con la fondamentale economia del turismo e degli impianti totalmente azzerata dalla disposizione anti-Covid. A Rigolato e Treppoli Gosullo il percorso è partito con un'informazione capillare, a tappeto tra famiglie e attività produttive, la distribuzione delle identity card dei lettori agli esercenti che saranno formati opportunamente per il corretto utilizzo della card. Il progetto in questa prima fase interesserà circa 600 famiglie sui territori interessati e coinvolgerà tutte le attività produttive. Secondo i dati rilevati dal Centro Studi della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, comprendendo entrambi i comuni, le attività produttive sono poco meno di un centinaio, una quarantina delle quali in particolare dei comparti commercio, ospitalità e servizi. Conf Cooperative FVG, la disponibilità delle imprese a diventare un punto
vaccinale aziendale per 76.000 soci e collaboratori. I dettagli nel servizio. Le cooperative sono pronte a fare la loro parte nella campagna vaccinale, vaccinando in sede i propri soci e collaboratori. L'annuncio arriva direttamente dal presidente regionale di Confcooperative FVG, Daniele Castagnaviz. Sicurezza sul posto di lavoro e prevenzione vaccinale. Sono questi i cardini sui quali, nei lunghi mesi della pandemia, infatti, ha ruotato l'attenzione di Confcooperative FVG nei confronti delle 600 imprese associate e dei cooperatori. Sono stati oltre 6.000 i test sierologici e 500 i tamponi nasofaringei effettuati finora ai cooperatori regionali per il controllo dell'infezione, completamente autofinanziati utilizzando i fondi mutualistici di Fondo Sviluppo FVG. Il tutto è avvenuto, spiega il segretario generale dell'associazione, nel pieno rispetto del protocollo di prevenzione e azione sanitaria, predisposto da Confcooperative FVG e rispettato dalle imprese associate. Protocolli aziendali validati da un organismo terzo, qual è il Comitato Territoriale Sicur Coop, costituito dalle parti datoriali, le tre centrali cooperative e sindacali. Dunque, spiega il presidente, abbiamo agito con tempestività e serietà per contribuire a ridurre non solo il numero dei contagi, ma anche il peso degli stessi sul sistema sanitario regionale. Animati dallo stesso spirito di collaborazione, offriamo oggi alla Regione la disponibilità di tutte le nostre imprese a vaccinare in sede i propri soci e collaboratori, che sono oltre 76.000, e a diventare punto di somministrazione vaccinale per gli stessi. Un modo pure questo di ridurre l'afflusso ai punti vaccinali che si stanno predisponendo su tutto il territorio, conclude il Presidente, e accelerare sui tempi e le quantità di somministrazioni che sono decisamente vitali per la salute fisica ed economica delle nostre comunità. Nella mattinata di ieri si è tenuta la consegna dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica dei vialetti che conducono al Colle del Castello a partire da Piazza Primo Maggio. I lavori rientrano all'interno del progetto Interrag Italia-Austria, un intervento cofinanziato nato con lo scopo di valorizzare i più antichi luoghi di culto della nostra città, come la Chiesa di Santa Maria del Castello, la Basilica delle Grazie e la Chiesa di San Francesco. Grazie alla realizzazione dei 29 nuovi punti di illuminazione si andrà così a risanare la salita del Castello di Udine, rendendola finalmente fruibile a cittadini e turisti. E nella Giornata della Donna si è celebrata presso il Conservatorio Tartini l'intitolazione della sala di conferenze a Elodie Oblat, scrittrice triestina. Il Conservatorio Tartini di Trieste ha celebrato la giornata di lunedì 8 marzo, Festa Internazionale della Donna, con l'intitolazione della sua sala conferenza alla scrittrice triestina Elodie Oblat, autrice di Poesie notturni di maggio e di Confessioni e lettere a Scipio. Nella sede dell'Istituzione Musicale Triestina si è così anticipato il cinquantenario dalla scomparsa di una grande personalità della letteratura e delle arti dello scorso secolo, che si spegneva a Trieste il 6 settembre del 1971. Un gesto che rafforza il nostro impegno per la promozione della parità di genere fra le nuove generazioni, ha spiegato Rossella Lucchini, presidente del CUG che promuove l'iniziativa nell'ambito della diffusione della cultura delle pari opportunità prevista dal piano di azioni positive adottate dal Conservatorio. La scelta dell'intitolazione a Elodie Oblat ha reso omaggio a una figura che si è distinta anche per una profonda passione per la musica, in particolare per il bel suono del canto e dell'arpa, che tanto la scrittrice amava, ma dalla quale ha voluto distaccarsi per necessità economica dopo la Seconda Guerra Mondiale. Valorizzare la figura di Elodie Oblat significa ricordare una persona che l'anagrafe ebraica ha condannato alla tragica esperienza della risiera e che per tutta la vita ha coltivato con passione la promozione della cultura, anche musicale. In chiusura, la scoperta di uno studio portato avanti da alcuni laureandi dell'Università degli Studi di Udine. Le lontre sono tornate nella pianura e collina del Friuli Venezia Giulia. A confermarlo lo studio realizzato per la tesi di laurea di Giacomo Stockel, laureando del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio, che nel corso dello scorso anno ha condotto un monitoraggio su scala regionale della presenza dell'animale, con l'obiettivo di aggiornare i dati di presenza sulla lontra. Lo studio si è svolto nel contesto delle attività di ricerca sulla fauna selvatica svolte dall'Università di Udine, con il coordinamento di Stefano Filacorda del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali.
Lo scopo dell'indagine condotta è stata quello di definire la distribuzione, l'andamento della colonizzazione e gli eventuali aspetti di vulnerabilità e di rischio per la specie. La novità emersa durante la ricerca riguarda il ritrovamento della lontra in aree dove si riteneva scomparsa da circa 50 anni, nell'Alto e Medio Tagliamento, nelle valli del Natisone, nelle pianure dell'Isontino, sui fiumi Fella e Arzino e molti altri corsi d'acqua alpini e prealpini rientranti anche nel territorio dell'area del Parco delle Prealpi Giulie. A documentare la presenza dell'animale sia in molti reperti biologici, quali marcature e impronte, sia in numerosi video e foto che sono stati realizzati in luoghi diversi della regione. Lo studio inoltre ha al contempo confermato la presenza delle specie nell'area in cui esse erano già note, ovvero nelle zone alpine, dove la lontra è arrivata nel 2014 dalla vicina popolazione austriaca e slovena, dopo una prima segnalazione avvenuta nel 2011 nelle colline moreniche del comune di Treppo Grande. Nel corso della ricerca, che proseguirà anche nel 2021, sono stati percorsi circa 150 km lungo piccoli e grandi corsi d'acqua, paludi e laghi del Friuli Venezia Giulia, dalla montagna al mare. A questi percorsi campione sono stati aggiunti anche altri sopralluoghi in oltre 150 ponti e altri punti specifici, dove risulta più facile trovare la marcatura di questa specie. Infine sono state posizionate fotocamere infrarossi, ben 16 quadranti, sui 48 monitorati sono risultati positivi, ossia con presenza della specie pari a oltre il 30% del territorio regionale indagato, corrispondente al 14% del territorio regionale. Per questa edizione è tutto, ringraziamento a voi che ci avete seguito dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone. Dopo una breve pausa per la pubblicità, come al solito, la linea al collega del Veneto. Un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto. Continua l'informazione di Telepordenone. Sono 53.300 le dosi di vaccino Pfizer arrivate oggi in Veneto per le prossime settimane, ha annunciato il presidente della regione Luca Zaia. La campagna vaccinale subirà un'accelerazione, ma al momento a tenere banco e anche a preoccupare è il trend dei contagi, che è in aumento, un balzo vero e proprio, non solo dei nuovi positivi ma anche degli ingressi ospedalieri e un numero di decessi che supera le 10.000 unità dall'inizio dell'emergenza. Questa è la fotografia dell'andamento quotidiano della pandemia in Veneto nel secondo giorno di zona arancione, che sembra sempre di più un preludio alla fascia rossa che potrebbe arrivare da qui ai prossimi giorni. A fronte di 43.279 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, i positivi sono 1.608 con un'incidenza del 3,7%. I decessi sono stati 29, mentre una sessantina sono gli ingressi tra ieri e oggi nei nosocomi delle 7 province, che vantano la presenza complessiva di 1.456 malati, di cui 160 in terapia intensiva. Una situazione dunque in peggioramento. Dopo il Veneto orientale, l'Alta Padovana e il distretto di Asolo, anche Belluno è stato inserito tra i territori che vedranno a partire da giovedì l'istituzione della didattica a distanza a partire dalla seconda media. In su, le scuole continuano a essere il fronte più caldo nel caso di zona rossa. Tra l'altro, tutti gli istituti di ogni ordine e grado verranno chiusi. Incremento dei contagi non da poco. Questa è la visione del governatore veneto Luca Zaia. Sentiamo le dichiarazioni di oggi dalla conferenza stampa a Marghera. La preoccupazione di questo incremento non è una preoccupazione da poco, perché vediamo che insomma più che proporzionale di giorno in giorno, ed è un incremento che ci preoccupa, anche perché comunque stiamo partendo e stiamo affrontando una nuova infezione partendo da una base di 1.459 pazienti. Vi ricordo che ai primi di ottobre ne avevamo zero, adesso siamo a 1.459. Se dovessimo calare sopra un'onda d'urto di un'infezione come quella di novembre-dicembre, vorrebbe dire che si va a 5.000 pazienti, perché sono 3.400 di infezione più quelli che già abbiamo in casa, in carico, capite che è insostenibile per noi. Perché vi dico queste robe? Perché è naturale e logico che i cittadini si pongano la questione e dicono: ma perché c'è tutta questa preoccupazione? Semplicemente perché in prospettiva non ci possiamo permettere di riempire gli ospedali, perché non ce la faremo a curare tutti.
E dunque un bollettino difficile quello che emerge oggi, guardando all'incidenza, la famosa incidenza sulla popolazione, o meglio sui tassi per quanto concerne i 100.000 abitanti, nuovo innalzamento per quanto riguarda il Veneto orientale, che dai 302,20 ogni 100.000 abitanti di ieri 8 marzo è passato ai 348,18 per 100.000 abitanti. Dunque questo a testimoniare, insomma, come il trend stia continuando a crescere nei vari distretti, ma in particolar modo in Veneto orientale. Sono più di 2.000, cambiamo argomento, le persone controllate nell'ultima settimana dalla polizia ferroviaria in tutte le stazioni della regione. Il dato è stato fornito dalla questura, che ha tracciato un bilancio sul trend della sicurezza nei vari scali delle 7 province, con un'attenzione particolare ai reati predatori, 7 le persone denunciate. 118 tonnellate di pellet sono state invece sequestrate dalla Guardia di Finanza di Treviso nel corso di alcuni controlli al casello autostradale di Venezia Est. I Baschi Verdi hanno infatti intercettato alcuni auto articolati provenienti dall'Est Europa e diretti in varie regioni d'Italia, Calabria, Puglia, Lazio e Campania. Nel carico totale di pellet, 94 tonnellate riportavano indebitamente, secondo quanto emerso dalle indagini, il marchio M+, comprovante l'alta qualità del prodotto, mentre 24 sono risultate prive delle informazioni in lingua italiana sulle caratteristiche del prodotto e sulle modalità di impiego. Il bilancio è di 12 persone denunciate alla procura. Il Tribunale di Venezia invece vuole andare a fondo sul grave incidente accaduto lo scorso 6 febbraio a Fossalta di Piave, in seguito al quale una giovane mamma del posto di 32 anni è rimasta ricoverata per svariati giorni in rianimazione, con la vita appesa a un filo, ed è tuttora ricoverata in ospedale. Non si sa ancora quali danni cerebrali sono stati arrecati. Il Pubblico Ministero Lagunare, il dottor Stefano Buccini, ha aperto un procedimento penale sul sinistro, iscrivendo sul registro degli indagati per il reato di lesioni personali stradali gravissime il trentenne di Vazzola, che è stato protagonista, insomma, suo malgrado, dell'incidente travolgendo la donna. Ha disposto un accertamento tecnico non ripetibile, una perizia cinematica per ricostruire la dinamica, le cause e le responsabilità eventuali dell'accaduto. Un incidente è accaduto oggi a Sanstino di Livenza, che ha visto coinvolto anche un autobus di linea ATVO, lo fa sapere la stessa azienda dei trasporti del Veneto orientale. Un fatto accaduto attorno alle 11.30 sulla strada verso il centro della località, all'incrocio con via Gramsci e via Quasimodo. L'autobus era partito alle 11 da Caorle ed era diretto a Motta di Livenza. Al momento dell'impatto non aveva alcun passeggero a bordo, essendo scesi poco prima alla fermata i passeggeri. Appunto, per cause che dovranno essere accertate dalla polizia locale, vi è stato, come si vede dalla foto, un impatto con una Fiat Stilo alla cui guida vi era una donna del posto che proveniva da via Quasimodo ed è stata colpita all'altezza della portiera lato guida. Entrambi i mezzi procedevano a velocità molto bassa, non ci sono stati fortunatamente feriti gravi. Maltrattamenti in famiglia, carabinieri in azione a Mestre, sentiamo. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Mestre hanno arrestato VV, 44 anni, originario della Moldavia. Hanno imposto la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento. Tutto questo è stato disposto dalla GIP. Tutto è stato deciso a seguito delle denunce presentate dalla compagna per continui e pesanti atti di prevaricazione e violenze domestiche, che vedevano come vittime i figli minori della coppia, che hanno portato al procedimento penale in corso e all'applicazione della misura cautelare di prima istanza. La compagna, succube del marito, aveva trovato la forza di denunciare la condotta violenta dell'uomo, che, non pago dei precedenti comportamenti, ha posto in essere altre azioni di violenza e minaccia anche dal punto di vista psicologico, volte a intimorire la donna e i figli, condotte spregevoli che praticamente generavano paura. La condotta dell'uomo era fuori controllo, si passava da continui messaggi, umiliazioni e minacce alle vie di fatto con percosse, utilizzando tutto quello che aveva portato di mano, compresa la cintura dei pantaloni con tanto di fibbia, ma non era simpatico, come Mario Brega. A seguito degli accertamenti svolti dagli investigatori è stata richiesta dal PM, convalidata dal giudice, la misura di contrasto, per cui adesso la situazione sembra risolta. I carabinieri continueranno a vigilare.
Treviso al via in questi giorni il bando per l'assunzione di 15 agenti di polizia locale in diversi comuni della Marca Trevigiana, un'iniziativa importante voluta in particolar modo dal sindaco del capoluogo Mario Conte. Un maxi concorso, ha detto, che rappresenta un nuovo modo di sperimentare la collaborazione fra enti. Polizia locale, ora andiamo a San Michele al Tagliamento, controllati nel bimestre gennaio-febbraio 2021 500 veicoli e oltre 700 persone, lo rende noto il comando guidato dal comandante, scusate il gioco di parole, William Cremasco, il comando del distretto Veneto Est, che riguarda non solo San Michele ma anche Fossalta di Porto Gruaro. Sono stati controllati, come detto, 500 veicoli e oltre 700 persone. Durante tali controlli sono state denunciate alla procura di Pordenone 6 persone, 5 residenti a San Michele e una nel comune di Jesolo, per guida in stato di ebbrezza alcolica. 5 su 6 avevano un tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro di sangue. È venuto a mancare Giorgio Lepido Rocco, nipote del fondatore della scuola professionale Lepido Rocco di Motta di Livenza. È stato anche socio fondatore e benefattore della fondazione. Grazie a un suo contributo venne realizzata la sede staccata dell'istituto. Dottore commercialista a Milano, ma aveva sempre mantenuto forte il legame con Motta di Livenza e con il nonno Lepido Rocco, fondatore della scuola nel 1905. Domani mattina in Duomo a Milano sarà celebrato il funerale. A proposito di decessi, Caorle piange Suor Rosa Carmen, deceduta appunto nelle ultime ore. Morta Suor Rosa Carmen, popolarissima a Caorle, dove è mancata e dove ha cresciuto generazioni di bambini dell'asilo infantile di San Giuseppe Caburlotto, la scuola dell'infanzia del centro storico. Sofferente da tempo di problemi cardiaci, era positiva al Covid-19, aveva 84 anni ed è morta ieri. Originaria di Roma, ha svolto gran parte della sua attività devozionale nell'ambito dell'insegnamento nella città litoranea del Veneziano. All'anagrafe si chiamava Vittoria Reggio. Rientrata a Roma dopo aver maturato l'età della quiescenza, aveva espresso il desiderio di tornare nella sua Caorle, dove è deceduta. Le esequie verranno celebrate nella giornata di giovedì prossimo, ma saranno aperte a pochissime persone, secondo disposizioni anti-coronavirus dell'istituto. Suor Rosa Carmen verrà tumulata nel cimitero di Caorle, a pochi metri da quel mare di cui si era innamorata in età adulta. La comunità è in lutto. Chiudiamo con lo sport, andiamo ad Oderzo, amichevole di grande prestigio per la Mechanic System, parliamo di pallamano, la squadra di Serie A1 infatti, mercoledì 17 marzo con inizio alle 19 circa affronterà al Palamasotti la nazionale italiana che si prepara alle qualificazioni per gli europei. La squadra giallonera è ancora in attesa di conoscere le date dei recuperi contro Salerno e Cellini Padova. È possibile che entro la fine di marzo la formazione campione che insomma ha ottenuto la vittoria in Coppa Italia, detentrice della Coppa Italia, scenda appunto di nuovo in campo. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio le nostre previsioni del tempo. Buon proseguimento con la nostra programmazione, ci rivedo ovviamente sempre con l'informazione del telegiornale di Telepordenone. Arrivederci. Mercoledì, in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo residui e nuvolamenti nella prima parte della giornata, soprattutto in pianura. Precipitazioni, in prevalenza assenti, salvo probabilità bassa 5-25% di residui fenomeni a inizio giornata in pianura. Temperature, in pianura senza notevoli variazioni, in montagna in diminuzione le minime, in aumento le massime in quota. Venti, in quota moderati tesi settentrionali, nelle valli variabili. In pianura nella prima metà di giornata deboli o a tratti moderati. Variabili, in prevalenza nord-orientali, dalle ore centrali, moderati dai settori meridionali. Mare, in prevalenza poco mosso.